Signore e signori, un benvenuto in questa terza puntata, sì, dovrebbe essere la terza, della serie Vanilla. Allora, noi abbiamo appurato che abbiamo tirato sulla bellezza di due, e dico ben due semi dall'altro campo, dall'altra isola, e quindi ci dedicheremo all'agricoltura, come se non ci fosse un domani, ma neanche un oggi. Forse ci sarà un dopodomani, però non ne siamo ancora convinti. Intanto, nonostante tutto, che io abbia chiuso l'episodio e balle varie, i messaggi continuano ad arrivare. Quindi, per non saperne leggere né scrivere, non abbiamo manco un sapling, devo andare a prendere a fanculo da di là. Vandiamo, anche se poi moriremo male, ma intanto è una serie vanilla, per me il vanilla senza le mod non hanno senso. Andiamo così amichevolmente ad esplorare quello. Oh, che cazzo, non si vede niente. Non è che cresce l'albero nel frattempo, no, eh. Ok, è giorno. Andiamo a vedere cos'è quel tempio sotterraneo di cui non ne capiamo molto bene la conoscenza e l'esistenza, anche perché non me lo ricordo. Sarà molto lunga, anche perché è vanilla, non abbiamo, cioè abbiamo le barche, ma sono stronzo io che non la faccio perché non ho l'albero. E andare sull'altra isola, tornare indietro, ci mettevo tipo tre episodi. E quello lì sembra. Se ci sono dei cosi strani in acqua. Sono quei cosi nuovi che picchiano. Quindi bisogna venire, sa che quelli là mi sembra che fossero quelli che picchiavano, quindi bisogna venire armati ed attrezzati per sfondargli il culo. Però non mi ricordo che cazzo di tempio è quello lì in fondo. No, non mi viene in mente, hanno fatto tante di quelle aggiunte a Minecraft che. Allora, vediamo di tornare un attimo indietro e poi ci organizziamo. Più che altro dobbiamo organizzare, tra virgolette, una farm di qualcosa, perché farm vanilla, ma è sempre comunque una farm di qualcosa, perché ci serve grano, ci serve tutto, ci servono gli alberi. Ah, eccoci qua. Allora, se tu cresci mi fai un favore. Allora, possiamo cuocere due bistecchine, ma non so bene con cosa. Ok, di torce ne ho ancora due, quindi proverei ad andare a scavare un attimo. No, vai giù dritto, grazie. Ma porco il. Tu. Proverei un attimo a scendere giù dritto per vedere se per sbaglio, e dico per sbaglio, troviamo qualcosa di utile. Tipo, non so, una vena di carbone, non so, un piccolo. What? Porco il cazzo, sapevo che c'era l'acqua io. Affanculo. Aspettate un attimo, ok. Buco da parte. Perfetto, allora qui facciamo così. Qua ci ricordiamo che non possiamo andare. E quindi scaviamo di qua. Magari non con la spada, ecco. Bene, anche di qua c'è l'acqua. Ottima scelta. Da che parte devo andare per non trovare l'acqua? Ok, devo andare a sinistra e poi scendere di nuovo. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Cioè, devo andare a destra e poi scendere. Va bene, va bene, va bene, non ti preoccupare. Tu non preoccupare. Datemi sta cazzo di torcia che è caduta. Era qua. Quindi. Vabbè, dai, già che c'è lo slargo qua, faccio di qua. Allora, devo scendere così. Facciamo la curva. Perfetto. Oh, finalmente abbiamo rotto il piccone di coso. Così andiamo avanti con quello di pietra. Sì, ci serve una pala, ma chi se ne frega. Noi facciamo tutto così, a cazzo di cane. Tanto è vanilla. Oh, salve qui, salve, salve.
Salve Ferro, come sta? Allora, qua scendo, qua giro, qua giro. Sì, che se ne frega. Guardo anche ste minuzie mentre si gioca in vanilla, ma si può. Cioè, dovessi fare un qualcosa di tecnologico, così, ok, sto un attimo a guardare il millimetro, sai che magari non ci sta l'impianto. Ma cazzo, è vanilla, dai. Cioè, mi perdo io stesso a guardare la roba vanilla. Cioè, non è che ci se ne sia tanta nuova di roba vanilla, cioè, due cazzate, però mi perdo. Allora, qui direi che è quasi necessaria una luce, perché sennò qualcuno non vede un cazzo. E niente, vediamo, scendiamo ancora un po', vediamo cosa c'è sotto. Vediamo cosa offre il sottosuolo per noi giovani esploratori. Giovani, ormai a forza di giocare con moddato, altro che giovani. Allora, qui non c'è un cazzo. Perfetto. Oh, ho visto una cosa nera. Eccola qua. E non è maba. Perfetto. Allora, mettiamo una torcia. Intanto qui non è niente di esplosivo. Bam! Non è come quella mod che mette i gas dentro le miniere che ti fa esplodere cose, eh. Oh, che qua, quanto bel carbone. Guardate quante. Pensate a quante torce possiamo fare. A quante cose possiamo cuocere con questo carbone. Oppure semplicemente lo compattiamo in un blocco gigante di colle e facciamo il creosoto oil. Ma non è questo il giorno, perché siamo in vanilla. Ed io la prima cosa che vedo è che cazzo carbone faccio il creosote oil. No, sei in vanilla, brutto coglione. E devo capire perché ogni tanto salta così il personaggio. Eccoci qua, guardate quanto carbone. Va benissimo. Però qui adesso dovrei metterci una torcia perché ho paura che caschi, cioè caschi, che esca qualche stronzo. Si sa mai. Ma devo togliere sto autojump, che è una cosa fastidiosissima. Per me è fastidiosissima. Prendiamoci ancora dell'altro ferro, già che siamo qua. Vuoi non prenderlo? Ok, adesso però devo scendere tipo così. Perfetto. Poi devo fare tipo così, devo scavare. Che belle cose. Scavare, fare le cose, fare le cose vanilla che tanto tempo che non si facevano, eh? No, me ne frega un cazzo. Adesso facciamo una serie moddata. La Geek Battery 25. Ah no, non so che. Non penso sia un numero così alto la nostra serie, non siamo ancora così famosi da aver fatto 25 puntate, cioè 25 serie, ecco. E qua. Beh, c'è più un cazzo? Mi avete fatto felice fino adesso, adesso niente? Mi deludete così? Piccole rocce friabili? C'è un cazzo, veramente? C'è più niente? Pronto? Boh, basta, finita. Finita la magia. Ah no, c'è il ferro, eccolo qua. Quindi mettiamoci la torcia. Va bene, signori, intanto il piccone ormai praticamente è finito. Ci prendiamo se ce la facciamo gli ultimi pezzi di ferro e non ce la facciamo. Pazienza. Sento dei rumori di mob. Però non so se sono sopra. Secondo me sono sotto perché eravamo abbastanza in basso. Non so di quanto, ma eravamo in basso. Oppure potrebbe essere di notte perché fuori è buio. E quindi stiamo per morire male? Probabilmente sì.
C'è nessuno? Vabbè. Vuol dire che erano sotto allora, semplicemente. Che bello quando il gioco ti fa crescere le cose in fretta. Quell'albero l'ho piantato 2 episodi fa praticamente. È ancora lì, fa la muffa. C'ha il sapling, c'ha la muffa sul lato. Ah, fanculo. Comunque, allora, siamo tornati qua. Abbiamo la bellezza di niente. Siamo poveri come la merda. Allora, possiamo fare che prendere un pezzo di col e ci cuociamo le bistecche, così giusto per fare qualcosa di utile alla società. E poi una potremmo anche mangiarcela. E poi con il resto del col la facciamo cuocere il ferro, anche se non è che serva tanto adesso, ecco. Non ci serve subito così tanto. Sì, ok, possiamo fare il piccone in ferro e balle balle. A me serve di cazzo di sapling. Così mi faccio sta, almeno mi faccio una dozzina di barchette, vado avanti e indietro 5-6 volte, mi faccio su un po' di legna e cazzate varie, altrimenti non ci andiamo più avanti. Però effettivamente così la casa, cioè casa, l'isola è un filino più difendibile, perché almeno non abbiamo rompicazzo che arrivano dall'oscurità. In mare non spawnano di solito. L'isola più vicina è quella là dove tendenzialmente non ci arriva nessuno, perché non riescono a entrare nel range di contatto per venirci incontro a picchiarci. Quindi, nonostante sia iniziata male, è carina, va bene. Signori, per il terzo episodio è tutto. Nel quarto episodio opterei e punterei a far crescere l'albero, perché altrimenti non posso fare un cazzo. E niente, adesso aspettiamo che cresca l'albero e poi facciamo dei picconi, di cui uno di ferro, perché così, per non saperne leggere né scrivere, nel quarto episodio voglio andarmi a prendere la redstone, giusto per. Quindi, per il momento, signori, vi saluto, alla prossima. E speriamo che sto cazzo di sapling cresca, perché mi sono rotto abbastanza le palle. Sempre se ci sarà una prossima volta, perché è talmente monotono sto vanilla che ho un po' le palle piene. Cioè, siamo alla terza puntata, eh? Vedete? Moddato è meglio, come direbbe il signor Black Avatar. Moddato è meglio. E comunque, a breve iniziamo la serie sulla Jig Battery. Signori, un saluto a tutti, alla prossima, e abbiamo già passato la mezzanotte. Enjoy!